Questi sono i secondo racconto che fanno a Casarsa e il secondo racconto che hanno fatto delle scuole girate. Ecco. E io intanto che noi ci parliamo parlo subito con la preparazione per altrimenti vuoi dire sì, voglio spiegare cosa utilizziamo, è un contenuto soffice che di per sé è una base con della risposta fresca, di batteria, di latte di mucca, delle spalle diverse, in questo caso se ci sono delle spalle fresche da pelare, naturalmente per abbreviare un pochino la preparazione, quindi sono già pelati e svogliottati. Naturalmente li ho legati, li ho messo completamente in un pacchetto capiente, non in piedi, non in giù, come dicono i miei sistemi, che queste pentole appunto per forza di spalle. Una pentola capiente che sobbolle, in questa fase che vengono legati, mandata e ritorno con uno spago e loro stanno lì tranquilli, le punte sono perfettamente ibride. 3 minuti di cottura, li ho svolettati e la ferratina per io. E abbiamo tra gli ingredienti ci sarà la ricotta appunto e le parati verdi e un po' di parmigiano, un po' di prezzemolo, un po' di sale, un po' di pepe per la base. Poi prepariamo una piccola e leggera fonduta da servire sopra fatta con la sega appunto e con un base di una besciamella leggerissima fatta con una proporzione di 50 grammi scarsi di farina e di burro per di latte, sapete che ci sono 80-80 grammi e la facciamo molto leggera perché poi anche il formaggio salato fa il suo lavoro e quindi tende a prendere un pochino il latte. Io procedo. Intanto che il processo volevo dire che Federico Mariotti, naturalmente originario del Canonesimo, ha frequentato l'Oial di Aviano con la sua carriera e poi ha avuto diverse esperienze sia in Italia che anche all'estero. Questa sera, poi con questo piatto qui, ci sarà lo Chardonnay dell'azienda Casua di Fiume Veneto. Che poi magari, visto che siamo in attesa per preparare il piatto, inviterei qui Francesco Casula a essere presente, Casula, scusate, Casula vorrei che fosse presente così magari si dice qualcosa su questo vino. So che prima l'avevo incontrato qui nello studio, quindi lo inviterei a essere presente. Io certo, stanno chiamando. Sto iniziando a tagliare gli asparagi che ho polentato, ad avere piccoli piccoli che poi mescolerò con la ricotta, le uova, il parmigiano e tutto il prezzemolo, come vi dicevo, per fare il vino dello scolmantino. Semplicissimamente poi verrà messo sui 2 kg di burrati e a 165 gradi per 20 minuti in forno. Questa è la prima cosa che faccio, giusto nel mentre questo andrà in forno, noi naturalmente non sprechiamo tempo e faremo subito la fonduta. Ci teniamo delle punte, 2 puntine sole per ogni scolmantino per fare delle condizioni, quindi io in questo caso sto facendo una proporzione per 4 persone, tengo 8 puntine, ci resto tutte quante dentro lo scolmantino perché è la parte anche che dà più colore allo scolmantino. Questo lo tengo da parte che poi lo servirò sopra per la condizione. E che dire, l'asparago c'è in stagione, piace, fa bene, ricco di minerali. Ha solo un difetto che tutti sappiamo, ce lo dobbiamo tenere. Non chiedetemi perché, perché me lo sono chiesto sempre anch'io, a quel difetto dell'asparago. Cosa volevo dire? Magari intanto per questo italiano lì. Io quasi giro naturalmente, a parte lo spiegatore, ma magari se si dice sì, no, da questa esperienza prima diciamo, di arrivare quando io ho spiegato lo racconto un po' di tempo qui. Mentre faccio questa cosa qui, che di per sé la cucina è la mia passione, la mia vita, non so fare altro se non questo. E ho iniziato da 13 anni a fare questo lavoro, l'azienda di famiglia, sono nato da una famiglia di ristoratori, camerieri, cuoche, eccetera, eccetera, nonne, zii, cugini, mamma, papà, tutti quanti che stavano fuori da questo mestiere, io non potevo andare a fare niente.
avevi scambio? Non avevo scambio, scambio, anzi, vi dirò, quando avevo la brillante idea, ho avuto una bella idea di scrivere per le scuole preghiere, per le famiglie che erano allora di decidere le scuole, mia mamma e mio papà hanno fatto di tutto per non farmi scrivere, ma no, non è bello che la mamma e mio papà facciano qui, tutti i sabati, tutti i domenici, tutte le feste, poi gli amici, eccetera, eccetera. E io ho detto, io non voglio provarti lo stesso. E poi alla fine della sera, credo di aver sofferto le prime domeniche, poi dopo il lavoro dava soddisfazione, un lavoro significante che però dà veramente delle grandi soddisfazioni. Io intanto sto iniziando a condire lo trasformativo, che mi fa una cosina, mi faccio portare tanto che tu sai qualcosa. Allora io vorrei chiamare qui Francesco Casula, perché così nel frattempo si parla di questo Chardonnay e soprattutto si dice qualcosa di questa azienda, che si trova a Fiume Veneto, peraltro molto nelle vicinanze della trattoria Turloma, si vedono spesso anche perché poi devono proprio consultarsi per quanto riguarda il vino. Allora magari prima di parlarci del Chardonnay, magari qualcosa sull'azienda che è importantissimo. Allora intanto ringrazio Federico per aver scelto la mia azienda e il mio vino da abbinare al suo piatto. Sempre questo, più scusi, intervengo già, ma sempre per cercare di friggere il più possibile al territorio. Quindi l'azienda, che io devo dirlo, più seria e più vicino a casa è la sua, quindi non potevo fare diversamente. Quello che dovevo dire io, l'ha detto lui. Adesso fate gli scherzi. Allora, la mia azienda è a Badia di Fiume Vesco, questo comunque esiste dove sta il ristorante, e la mia azienda gestita a livello familiare, abbiamo 90 e siamo io e mio padre che ci stiamo guadagnando. Cosa importante da dire della mia azienda è che noi facciamo un prodotto di qualità, nel senso che cerchiamo di fare basse condizioni di umidità per ottenere un vino con una buona struttura, non eccessiva perché chiaramente non lo permetto, e che abbia una buona idratazione alcolica, se l'annata lo permette, che ne consuma. Profumi piuttosto vari. E lasciamo, dicevo, con lo scopo di fare un prodotto di qualità, non trascurando la tipicità. A noi non interessa fare un vino internazionale, omologato, un vino che fanno magari tante altre parti del mondo. A me interessa fare, a noi, a mio padre, interessa fare un vino di Badia di Fiume Veneto, con le proprie peculiarità, con le proprie caratteristiche. Rispettando appunto rispettando la vigna e la terra, che appunto non quel dicevo di farci sempre cercare di stravolgere il piatto, con tutto rispetto per i miei colleghi. Anche perché poi ciò che si trova nel vino, magari essendoci una vicinanza di territorio, si può ritrovare anche in certi piatti se si utilizzano le materie prime che utilizza Federico, che sono molte materie prime che penso che tu utilizzi, sono da un chilometro a vero. Non proprio il chilometro zero, ma un 2 chilometri di contenere, per venire verso circa 2 chilometri. Ecco, io dall'azienda passerei al vino, oggi ho portato a camminare al Gato di Asparo, ho portato uno Chardonnay, e questo è uno Chardonnay 2012, è un vino classico, cosa intendo per vino classico? Un vino che è stato affinato esclusivamente prima e cacciato, poi in quindi non ha fatto passaggi nel bocco di legno, nel barile, tanto per il tempo. È un prodotto che è mediamente strutturato, come dicevo, ma ha una buonissima morbidezza, l'ho scelto proprio per questa morbidezza che secondo me si abbinerà bene al piatto di Ho sentito un attimo, scusami. Allora signori, io volevo farvi vedere che avevo impastato le uova, la ricotta, il parmigiano, sale, pepe, eccetera. Siamo arrivati, ho indurato leggermente gli sformaggini. Sì, ho messo sotto un dischetto di carta forno per essere certo che non si attacchi al forno, altrimenti poi si sono belle parole per sformarlo questo mattino. E adesso va in forno a 165 gradi per 20 minuti. A quel punto sarà perfettamente pronto e nel frattempo facciamo la fondita. Cosa dire? È un vino che, come tutti diciamo, non è particolarmente profondo.
ottimato, anzi carino, abbastanza bello, anche se comunque poi sono più italiani, possiamo sentire magari l'odore di Fieno, l'odore di Costa di Pane, le altre alla Lisi che ha fatto il vino, ci può sentire anche qualche odore puntato. Però per me colpisce soprattutto per la sua eleganza in Monaco. Credo di non aver altro da dire, spero che l'abbinamento venga nel migliore dei modi, diciamo, che abbiamo rassicurato. Vi ringrazio per l'attenzione. Allora io, bene, siamo Francesco Casula con questa presentazione e mi pare che Federico ci debba dire ancora qualcosa. Meglio che riesci a interrogare qualcuno, più accanto. Sì? Dici? Dai, proviamo. Tanto vediamo se sono capace di parlare. Vediamo, se no qua ci sarà qualcuno che saprà leggere le mani questo fuori. Volevo, non voglio interrogare nessuno, adesso io semplicemente sto facendo la fonduta di esempio, una besciamella leggerissima. Preparo un roux con una foglia d'alloro, il roux è la base di burro e farina. Naturalmente sappiamo tutti che la besciamella non si fa facendo bollire il latte buttando dentro la farina, soprattutto sulle belle palline, ma si fa un fondo con il burro e la farina, si fa cuocere e con la farina viene cotta, quindi si chiama la roux, a quel punto il latte caldo va dentro la roux e poi si continua a condurre la besciamella. Le cose semplici sono a volte le più difficili, o le cose che appunto sono le più difficili a volte sono le più semplici. Quindi il latte intanto lo devi scaldare, dall'altra parte adesso mi metto a far fondere, in questo caso sto facendo 200 grammi di besciamella, quindi mi andrà dopo un 7-10 grammi di burro e un 7-10 grammi di farina. Ho messo la besciamella, il latte va a bollire con più foglie d'alloro perché mi piace che sia bello profumato, e io le erbe aromatiche sono in vado fatto. Le erbe aromatiche le userei comunque anche nel latte. Qualcuno sa che a casa mia io ho un giardino, una piccola isoletta di 4-5 metri dietro la cucina nel mio locale dove ho quelle 20 tipi di erbe aromatiche che io in particolare usato. Qualunque cosa faccio, se siete le battute vanno fuori dalla porta per quanto con me è il dottore. Lunedì sera stavo qui. Di nuovo come consiglio presenterò il consiglio sullo food del primo di Giulia e porto tutte le mie bellissime erbe aromatiche che sono una cosa veramente bellissima e deliziosa con le erbe aromatiche. Io subito se mi sono permesso, però lunedì sera non puoi mai andare in Arex alle 7 e interpreterò il consiglio sullo food del primo di Giulia. Quindi sappiamo tutti questi piccoli prodotti che erano quasi scomparsi da dei produttori molto volenterosi, hanno ripreso la produzione con dei disciplinari, quindi con a regola, di fare questi cambi di prodotti che io proporrò in cucina e cercherò di fare un piatto dove vi farò comunque assaggiare con voi di questi prodotti che possono essere pan di sorgo, può essere forma di frank, può essere impestato di fagagna, abbiamo la testa ragura dell'isola di Sant'Erasmo, che adesso sono le prime di stagione, che sono tipo un pezzo fino al primo di impianto che viene castrato, la io la faremo cruda, ma non volete che ci fanno le proprie cose, se volete tornerete a trovarmi di sera. Peraltro, prima Federico parlando di prodotti slow food, abbiamo presentato il radicchio di montagna, attraverso proprio il ristorante Caverna Urogallo, quindi il presidio slow food, il prodotto che peraltro deve essere una molto solo alle popolazioni locali, giorno, naturalmente si la di montagna quote da 1.300-1.800 ed è un prodotto che il primo l'ha potuto assaggiare veramente particolare questo. Sì, se vogliamo ci tornare sul nostro prodotto, io una cosa la quale ci credo molto, le produzioni sono limitatissime, infatti è difficile trovarli in stagione e fuori stagione è difficile trovare i prodotti che fanno, e infatti non voglio nascondere per creare l'evento di prossimo sono quasi qui per cercare di modo da poter fare un piatto, siamo fuori stagione con la cosa di Gorizia, siamo fuori stagione anche quindi con la di Fumo, siamo alla fine e tante altre piccole cosine che naturalmente siamo fuori stagione. Ma a parte questo, uno sforzo grandissimo che fanno i produttori per rispettare quello che è prodotto, le sue tipicità, le sue caratteristiche, che non sono preso da poco, adesso come adesso, che chiunque cerca di fare più che può, perché è come una lavoro.
come ci lavorano tanto per avere questo prodotto. Sono veramente le persone che ama, io ne ho conosciute qualcuna e qualcuno si tratta di adesso un rapporto di lavoro e umano, perché comunque sono persone, tutti con le mani sulla terra su quello che fanno, cioè non sono gente che si vende. Ecco allora. Siamo al punto che per dire 15 minuti che lo sformatino è pronto, vedremo un po' di agricoltura e poi ve lo faccio usare immediatamente. Quindi io sto facendo la mia bella testamento. È pronto e vi verrà consegnato di questo piatto sul tavolo. Cioè, devo dire una cosa esattamente, Federico, l'ho conosciuto stasera, ci eravamo sentiti in un'altra occasione, ma così solo brevemente, però è tanto capace, tanto bravo ai fornelli.